seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro partite per la Manital, che nel match numero 750 della sua storia in A espugna l'Adriatic Arena 76-69, spezza un digiuno in trasferta che durava da 5 incontri e abbandona l'ultimo posto della classifica, 10 punti per i piemontesi nel computo generale, gli stessi della Consultinvest, che chiude il girone di andata con due sconfitte di fila. Ottima la partenza del quintetto di Vitucci, White 15 punti al 20° e Dyson 12 a metà match sono imprendibili per la difesa di Paolini, più 8. Poi sale in cattedra Day, 16, 6 rimbalzi e 4 falli subiti alla vigilia del terzo periodo, e la VL piazza il break, 33-17 in 14 minuti e più 8 al 18°, 42-35 all'intervallo, 12-19 da 2 per la Consultinvest, 9-26 per i viaggianti. In apertura di ripresa Pesaro si porta sul più 10, risposta di Dawkins e Libby, e la Manital rientra a meno 1 al 24°. Cresce la difesa ospite, i padroni di casa perdono 7 palloni in 9 minuti, più 3 Torino al 28°, dopo un parziale di 19-6. La Consultinvest fatica ad iscriversi al referto, 20 punti in 17 minuti, Mancinelli e Miller la puniscono, più 8 al 37°, più 10 al 39°, 41-27 nella seconda parte di gara per la Manital, 20 le palle perse di Pesaro, 19-8 rimbalzi e 7 falli subiti per White, 18 con 6 falli subiti per Dyson, dall'altro lato 21 per Day con 10 palloni catturati e 7 falli subiti, 13 per Criston.